un incontro alla Casa delle Culture con gli studenti delle superiori di, degli istituti superiori di Arezzo per parlare di rondine, di questa esperienza e soprattutto della pace. 2 ottobre, giornata mondiale della non violenza, dedicata al Mahatma Gandhi, simbolo ed eroe di pace. È il secondo anno che la celebriamo comune scuole e rondine cittadella della pace di Arezzo e sappiamo, la celebriamo nella Casa delle Culture, vediamo che le guerre prendono spunto o comunque trovano terreno fertile nella difficoltà della convivenza tra popoli diversi e culture diverse, quindi il messaggio che diamo da Arezzo con rondine, con la Casa delle Culture è quello del dialogo, della conoscenza reciproca che è fonte di arricchimento e base necessaria per la pace. Questa mattina è un incontro al quale hanno partecipato gli studenti proprio per raccontare questa esperienza di rondine. Gli studenti di rondine, una ragazza proveniente dal Kosovo e una dalla Bosnia, quindi paesi che sono stati in guerra e la cultura della guerra non si supera appena avvenuta la tregua dal conflitto e quindi sono qui per imparare il dialogo e per trasmetterlo. E gli altri studenti sono gli studenti aretini delle scuole superiori, hanno partecipato il liceo artistico, l'istituto tecnico industriale e il liceo psicopedagogico.